Buonasera, oggi siamo con Stefano Cortesi dell'azienda agricola della Cetaia Lica di San Paolo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Producete il tradizionale aceto balsamico dunque. Presenti un po' l'azienda, per favore. Allora, la mia è una piccola acetaia nel territorio di San Paolo d'Enza, nella provincia di Reggio Emilia, vicino al castello di Canossa, dove praticamente le cose storiche dell'aceto balsamico vengono descritte. Ho iniziato nel 99 per una passione così familiare, è stato dato il nome Lica perché è il nome di Lisa e Luca, che sono i miei figli, che praticamente come tradizione l'aceto balsamico tradizionale, le batterie venivano così nel tempo preparate come dote, e quindi per questo è stato dato questo nome. Io ho iniziato nel 99, ripeto, prendendo così l'acetaia di mia mamma, e ho continuato la sua tradizione. Ho fatto la scelta di iniziare con il consorzio, che il consorzio è quello che tutela la produzione di aceto balsamico tradizionale, da non confondere da quello balsamico di Modena che si può trovare nei supermercati. E appunto il suo aceto balsamico tradizionale, sul vostro sito si legge che la sua storia è il prodotto. Che cosa vuol dire questa frase? Quindi il prodotto dell'aceto balsamico tradizionale viene prodotto da uve autoctone del territorio, viene poi cotto nei paioli, adesso in acciaio, una volta in rame, dove viene praticamente ridotto del 50% questo mosto fresco prodotto dall'uva, dove poi partirà una fermentazione acetica, anzi, prima che acetica avremo una fermentazione alcolica, che sarà poi il nutrimento per la fermentazione acetica per far partire poi l'aceto battere vero e proprio. Poi vi sarà un'ossidazione nel tempo in botti, in batterie di botti di vario tipo di legno, che praticamente daranno i sapori e gli aromi dell'aceto balsamico. Ma abbiamo visto che la vostra storia inizia nel 1999, ci ha già detto molto, ma c'è qualcos'altro che ci sa dire sulla storia dell'azienda? Beh, direi che è in un contesto agricolo vicino al castello di Canossa, dove è un'azienda familiare, piccola, e ancora la produzione viene fatta nel sottotetto della casa, quindi la mia piccola cetaia è proprio una piccola cetaia familiare. E quali sono comunque i punti cardine attorno ai quali ruota la vostra attività? Beh, guarda, questa qui è la mia un'attività, più che un'attività lavorativa, è una passione. Quindi è una piccola cetaia dove ha tutti i carismi di produzione di aceto balsamico tradizionale. E dove vi è una DOP importante conoscere, perché la DOP è denominazione di origine protetta, dove tutta la produzione è nel territorio di appartenenza. È importante sapere questa DOP parte nel 2000, e quindi sono stato fortunato, tra virgolette, che ho iniziato in quel periodo e ho seguito questo percorso di certificazione, dove vi è un ente terzo che ti controlla tutte le fasi di produzione della cetaia. La produzione ha un disciplinare, dove praticamente il disciplinare dà un minimo di invecchiamento, che è di 12 anni,
A Reggio Emilia abbiamo tre qualità di aceto balsamico tradizionale, che sono l'Aragosta, 12 anni, l'oro, che l'Estravecchio, 25 anni, e una figura intermedia, che è argento, che è dato da una valutazione organolettica del prodotto, perché non solo vi è un controllo aziendale e chimico, ma anche una valutazione organolettica che i maestri dell'assaggio danno per dare una linearità del prodotto. Quindi proprio sensoriale vuol dire che è una cosa di sensi, quindi una valutazione visiva, olfattiva e gustativa. Ci ha detto prima che diciamo che avete dei piani per il futuro prossimo, quali sono questi? Allora, stiamo iniziando una nuova iniziativa nel nostro territorio, che è il territorio di Canossa, dove apriremo una acetaia comunale, che la chiameremo Acetaia Matildis, dove praticamente, come dice la storia, come ci dicono i Don Inzone, che è un frate che ha scritto le memorie di Matildis, Matilde di Canossa, che nel 1046 viene donato questo elisir in una botte d'argento a Enrico III come dono. E quindi questa cosa qui è così, è un iniziare una cetaia dove è partito il nostro prodotto nel lontano 1046.